Se è meglio lasciarlo qua o tenerlo in mano, lo scopriremo solo vivendo. Buonasera, grazie di essere qua così numerosi, sono molto emozionato e contento di avervi qui per parlarvi di qualcosa che a me sta molto a cuore da sempre. Io sono ricercatore, attualmente diciamo in anno sabbatico scelto per occuparmi a tempo pieno di Extinction Rebellion e di un'altra attività che è più fare direttamente con la Terra. Concretamente quello che serve fare per cambiare rotta a questo pianeta che è molto più vicino al baratro di quello che vogliamo credere e osare ammettere. Diventai ricercatore e cominciai a studiare scienze forestali e ambientali nel 91, rendendomi conto già allora che stavamo andando già a rotoli, molto a rotoli. Ricorderete forse nel 92 il primo summit della Terra, che non era il primo perché c'era già stato Stoccolma 72, ma era quello che tutti hanno considerato come primo, a Rio de Janeiro. Forse non ricorderete il primo grande avvertimento inviato da 1700 scienziati ai capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. Tra i firmatari c'erano la metà dei premi Nobel viventi all'epoca, nel 92, per dire come la situazione era grave. Nel 2017, a novembre, io ormai ricercatore di carriera, diciamo, ero uno tra i più di 15.000 scienziati mondiali che hanno firmato il secondo avvertimento, facendo il punto della situazione. Dopo 25 anni stavamo andando molto peggio su tutto, tranne sul buco dell'ozono, forse. Se vi interessa nel dibattito vi spiego perché il forse. Io, frustratissimo che la parola di scienziato, non, come tanti altri colleghi, non fosse ascoltata, e che fossimo così più vicini al baratro, e da anni interessato alla non violenza, mi sveglio il 1 novembre 2018 e scopro che in Inghilterra è nato Extinction Rebellion, che ha il 31 ottobre fatto una dichiarazione di ribellione al governo britannico per inazione davanti alla crisi climatica e ecologica. E insisterò molto sull'aspetto dell'e-ecologica di cui i media volutamente, secondo me, non parlano. E stasera vi voglio parlare del perché stiamo andando verso l'estinzione e che cosa possiamo fare. La prima parte magari vi incupirà, spero che con la seconda parte vi sentirete un po' ravvivati, con un po' di speranza, e che magari alcuni di voi potranno anche unirsi a Extinction Rebellion. Sempre così con i microfoni. Semmai alzo la voce. Prima parte, perché stiamo andando verso l'estinzione? La motivazione è il nostro stile di vita, è il nostro modello di sviluppo. Forse copro un po' qualcuno. Il nostro modello di sviluppo, la nostra mentalità, il nostro modo di vivere spremendo le risorse del pianeta per ottenere ricchezza, che poi è ricchezza per pochi. Siamo probabilmente già consapevoli di quanto il divario tra ricchi e poveri sia sempre più cresciuto. Interessante. Dall'era preindustriale fino a pochi anni fa, la deforestazione aveva interessato 1,9 miliardi di ettari su 5,9, ossia il 32% della superficie forestale, quasi un terzo. E le cose sono continuate ancora, per un altro 3% dal 1990, per la nostra sete di risorse, fame di risorse, distruzione per la nostra modalità di produrre benessere, quello che noi chiamiamo benessere, con un impatto devastante anche sulla biodiversità. Siete al corrente sicuramente di quello che è il continente di plastica nel Pacifico. Non si può più parlare di inquinamento atmosferico, l'aria è tossica e ci uccide sin dal grembo, prima ancora di essere venuti al mondo. Ogni anno nel mondo
l'inquinamento atmosferico uccide più di malaria, tubercolosi e AIDS insieme. Siamo in un'emergenza climatica e ecologica. Stiamo davvero vivendo la nostra ora più buia. Stiamo per assistere a delle devastazioni di cui non immaginiamo nemmeno veramente la portata. Del cambiamento climatico si parla un po' di più ultimamente ed è una cosa più nota. Sappiamo che rispetto all'era preindustriale la temperatura media globale è già salita di 1,1 gradi centigradi, che sembra poco, ma è una media globale ed è tanto a livello planetario. Tanto che lo dimostrano le foto satellitari, facciamo un esempio, quello del ghiaccio artico a fine estate. Questa è una foto satellitare del 1979 e la seguente è del 2012. E non è che ho scelto a caso 2 anni particolari, è una tendenza che continua a avvenire. Si possono dire diverse cose su questo grafico, cerco di essere rapido, se poi siete interessati approfondiamo. Questi sono i grafici delle proiezioni che fa l'IPCC, il gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici. E chi li conosce sa che ci sono dei modelli che hanno molte incertezze, che interpretano i casi peggiori, i casi migliori. Le proiezioni che tipicamente l'IPCC prende rispetto a quello che può succedere sono quelle interpretazioni mediane, diciamo la linea verde se vogliamo, o al massimo la linea gialla. Ebbene, la linea nera sono le osservazioni reali e questo succede nel caso del declino del ghiaccio artico come succede in tantissimi altri esempi. Quello che succede nella realtà, da quando esiste l'IPCC, è sempre stato peggio della peggiore delle previsioni. I cambiamenti stanno avvenendo, le catastrofi, direi, climatiche stanno avvenendo sempre più rapidamente e molto più rapidamente di quello che ci aspettavamo. Il ghiaccio artico potrebbe scomparire, ecco, il ghiaccio artico a fine estate, ovviamente, tra 20 anni. Queste sono alcune immagini di cosa succede ai ghiacciai. Questo è il ghiacciaio Oak, Islanda nel 1986, nel 2019. Vengo dalla Val d'Ossola, che è una valle del nord-ovest, in Puglia, verso la Svizzera, al nord del Piemonte. E questa è una delle mie mete preferite, il ghiacciaio d'Arbola, 1959. Tornato indietro, non vuole funzionare come voglio. 2018. E forse avete sentito dire che i ghiacciai nell'Himalaya stanno scomparendo con delle ripercussioni sulle risorse idriche per l'India mostruose. Questo significa eventi meteorologici estremi, sempre più forti, inondazioni, alluvioni. Si stima che 90 milioni di persone in più saranno a rischio di inondazioni entro fine secolo. E anche in questo caso si tratta di uno studio scientifico che mostra come le cose stiano andando molto peggio di quello, e molto più in fretta di quanto avevamo previsto o pensato finora. Vi ricordate l'anno scorso l'ondata di caldo in Europa? Nel giro di 4-5 giorni. Questa è una foto del 19 luglio, del nord Europa, vedete la Danimarca. Il 24 luglio il verde è sparito. Perdite di produzione enorme. Chi dice siccità, chi dice calore eccessivo, chi dice evapotrasporazione eccessiva, nell'ambito dell'agricoltura dice impossibilità di produrre cibo. Quando manca il cibo, le guerre non sono tanto lontane. Quando si parla di agricoltura, la siccità vuol dire incapacità di produrre cibo, quando si parla di foreste significa incendi forestali devastanti. Adesso stiamo sentendo per esempio quello che è successo più recentemente in Australia o in altre zone del mondo, ma anche nel 2018 c'erano stati incendi devastanti in zone dove non erano mai avvenuti, come in Giappone,
nel circolo polare artico, eccetera. Allora qualcuno dice sì, i politici stanno già facendo qualcosa, si sta prendendo atto della situazione grave e quindi si sente parlare di piani più ambiziosi, zero netto entro il 2050. Zero netto entro il 2050. Vuol dire arrivare a una probabilità di un certo livello di tenere la temperatura teoricamente il più possibile al di sotto di 2 gradi di riscaldamento globale. Ma questi calcoli sono basati su un budget di carbonio e su un'idea di probabilità del 50%. Cioè voi salireste su un aereo che ha il 50% di probabilità di precipitare? Il 50% di probabilità di restare appena al di sopra di 1,5 gradi di riscaldamento basati su calcoli già vecchi di quelli che sono la quantità di carbonio che possiamo ancora permetterci di emettere senza correre troppi rischi, e sappiamo dal rapporto speciale del famoso gruppo di esperti di cui parlavo prima, già pubblicato a ottobre del 2018, che i rischi sono molto più elevati man mano che ci avviciniamo a 2 gradi di riscaldamento rispetto a 1,5 gradi. E faccio solo un esempio, il 99% della barriera corallina a 2 gradi è scomparso. La barriera corallina contiene un quarto di tutta la biodiversità oceanica. Avete sentito ovviamente parlare degli accordi di Parigi. Ah, beh, ci sono gli accordi di Parigi. Abbiamo delle politiche per restare il più possibile al di sotto dei 2 gradi. La realtà è data in questo grafico che viene da studi fatti da un Climate Action Tracker che monitora l'implementazione delle politiche che vanno verso questo accordo di Parigi. In realtà delle 196 nazioni che hanno siglato gli accordi di Parigi, nessuna, non una, li sta rispettando. Ma anche se li rispettassero, il riscaldamento sarebbe, come vedete a sinistra, facciamo uno zoom, se vuole. A sinistra vediamo quali sono le ambizioni che porterebbero in media a un riscaldamento di circa 3 gradi. Interessante. Si è già riscaldato. Oh, ma io non volevo nessun No, ma lei ha capito. Ah, è andato a cliccare sopra, no. La tecnologia ti rema contro. Classico esempio è l'hacker. Bene? Scusate. Quello che in realtà sta succedendo rispetto agli accordi di Parigi è che le politiche attuali, reali, porterebbero a un riscaldamento di almeno 3 gradi fino a 4 gradi entro fine secolo. Certi ricercatori pensano che la capacità del pianeta di sostenere una popolazione a un riscaldamento globale di 4 gradi dovrebbe essere intorno al miliardo di persone rispetto ai 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi che siamo o che saremo a fine secolo. Sono stime ovviamente, però a 4 miliardi di riscaldamento globale medio, vaste aree dell'Africa, del Sahel, del Mediterraneo sarebbero deserte e quindi non ci sarebbero terre da coltivare. Per questo, tutti i calcoli che ci fanno sentire l'IPCC dire che ci restano 10 anni per salvare il pianeta sono basati su dei calcoli vecchi di quanto carbonio potremmo ancora bruciare, di quanto carbone CO2 potremmo ancora emettere senza
crearci troppi problemi. E si basano su delle mediane di stime di quello che è il budget, diciamo 600 miliardi di tonnellate di carbonio che possiamo ancora emettere. Ma questi 600 miliardi di tonnellate sono appunto, per come vi dicevo, per avere una probabilità del 50% di restare attorno ai 2 gradi di riscaldamento. In realtà, un budget più realistico è attorno ai 150 miliardi di tonnellate. Per cui, e ci ritorno dopo, vedete che dobbiamo scendere rapidissimamente, ridurre rapidissimamente le emissioni e arrivare allo zero netto attorno al 2025. E ancora non vuol dire che abbiamo il 100% di probabilità di salvarci. Se finisse qua sarebbe già grave, ma il problema non finisce qua, il problema è anche collegato alla perdita di biodiversità. E perché questo coso non vuole funzionare? Ma buona. Ecco, una presentazione fatta di immagini che devo cambiare ogni 3 secondi, se non mi funziona il mouse mi rovinato. Sei un po' scomodo lì. Sulla barra di spazio. La perdita di biodiversità, la crisi ecologica è di una gravità inaudita. No, troppo veloce. Una volta, beccia verso l'alto. Una specie su 4 sono a rischio di estinzione. Stiamo per perdere il 40% degli anfibi, eccetera. Ancora avanti? Ci colpisce molto di più l'estinzione dei mammiferi. Le specie come il rinoceronte, l'orangutan sono molto carismatiche, ci colpiscono. L'estinzione è un problema, ma anche la riduzione delle popolazioni mette a serio rischio l'equilibrio ecologico del pianeta. In parallelo al rapporto più preoccupante dell'IPCC è uscito un altro rapporto del WWF che studia un indice del pianeta vivente, seguendo 16.700 popolazioni di più di 4.000 specie di tutti i vertebrati. Da quando sono nato io, 1970, abbiamo distrutto il 60% della vita, cioè si è ridotta la biomassa dei vertebrati del 60%. Non sono specie estinte ancora, ma sono sulla buona strada. Al punto che i miei colleghi parlano di annichilazione biologica. Questo è il termine, questa è una rivista, non è un giornale per fare lo scoop, una stampa, un quotidiano. È una rivista accademica, comitato di lettura dai pari, che pubblica ricerche, e parla di annichilazione biologica per mezzo della sesta estinzione di massa in corso, indicata dalle perdite e dai declini delle popolazioni di vertebrati. Oltre a questo 60% che è già diminuito, stiamo ancora perdendo il 32% delle popolazioni, della metà dei vertebrati noti è in calo. Prendiamo gli uccelli per esempio, dove il 14% delle specie è a rischio di estinzione grave, ma se andiamo alla diapositiva seguente vediamo la percentuale verso le 70, 60, 70, 80, fino al 100% in certe zone, di popolazioni in declino. Se andiamo avanti sugli anfibi, gli anfibi che hanno un ruolo chiave nelle maglie ecologiche del pianeta e che hanno resistito tutte le altre 5 estinzioni di massa, anche quella dei dinosauri. Ha sopravvissuto tutto tranne a questa. E adesso stanno sparendo a un ritmo che è molto difficile da stimare, ma che è stato stimato fino a 25.000 volte più veloce che è un ritmo di scomparsa naturale. Il 40% delle specie sono a rischio di estinzione. Guardiamo le popolazioni, la percentuale di popolazioni di anfibio in declino. Facciamo uno zoom sull'Europa, se viene. No, devi andare avanti, sei andato indietro. Ecco,
la quasi totalità del territorio euroasiatico e soprattutto i paesi più ricchi arriva fino a quasi il 100% di popolazione di anfibi in declino, perché stiamo erodendo gli spazi, stiamo distruggendo sempre più habitat, occupiamo sempre più nicchie. Sapete che su tutti i mammiferi, se prendiamo al 100% la biomassa dei mammiferi, il 60% sono ruminanti allevati, il 36% siamo noi e tutti gli altri mammiferi selvatici 4%. E questo non è solo legato al cambiamento climatico, sembra che ci sia solo il problema del clima, per cui è drammatico immaginare di lottare solo contro il clima, di fare lo sciopero per il clima e di pensare che il problema sia solo quello, quindi basterebbe mettere i pannelli solari, usare l'autovettura elettrica e risolveremmo tutto. In realtà stiamo distruggendo gli habitat, erodendo gli spazi disponibili alla natura, bombardata di pesticidi e trattata da tutti i nostri rifiuti in un modo talmente aggressivo che stiamo perdendo la base stessa della nostra vita. Se avete la mia età vi ricordate che potevamo percorrere ben poca strada in campagna senza avere il parabrezza da pulire. Oggi non succede più. Dal 76 all'82% degli insetti volanti sono scomparsi nelle zone protette, nei parchi naturali in Europa, dalla metà degli anni 80 fino a un paio d'anni fa. Una ricerca molto seria fatta in Germania, e gli insetti sono indispensabili alla nostra vita e agli equilibri degli ecosistemi. Pensiamo agli insetti impollinatori, e non parlo solo o tanto di api domestiche. Senza gli insetti impollinatori ci rimane ben poco da mangiare, ma il problema è anche che gli insetti impollinatori hanno un ruolo fondamentale nelle maglie trofiche dell'ecosistema. E tutte le ricerche continuano a confermarlo. Questo è uscito a novembre scorso. Si sono state perse nelle praterie e nelle foreste, non in città o nelle zone agricole intensive, nelle praterie e nelle foreste, il 67% della biomassa degli insetti, il 78% dell'abbondanza e un terzo di tutte le specie perse. Per esempio per l'uso dei pesticidi, non mi dilungo su cosa sono esattamente i neonicotinoidi, qualcuno ne avrà sentito parlare, sono dei pesticidi molto aggressivi sul sistema nervoso degli insetti, compreso gli insetti impollinatori. E guardate, per esempio in Giappone, ma è uguale in tanti altri posti, la vendita in volume di questo tipo di pesticidi negli anni, fino agli anni recenti, 2016 l'ultimo di cui abbiamo dati. Vediamo cosa trovano dei colleghi ricercatori su dei laghi in Giappone che sono conciati male anche le risorse ittiche. Questo in base alla pesca che solo pochi anni fa in certi laghi pescava 240 tonnellate di pesce all'anno, siamo ridotti a 22 tonnellate per l'impatto che hanno sui neonicotinoidi. Parliamo del nostro stile di vita, del consumo di materiale, di tutto quello che buttiamo, di tutte le risorse che sfruttiamo. Mi stai scappando troppo avanti, troppo in fretta. Conoscete forse, adesso va bene, conoscete forse l'indice del sovrasfruttamento del pianeta? L'indice dello sovrasfruttamento delle risorse rinnovabili, per cui è quel punto di non ritorno in cui abbiamo esaurito le risorse che avremmo avuto a disposizione per l'anno in corso, che fino alla fine degli anni 60 era il 31 dicembre e andava tutto bene. Oggi, l'anno scorso, era a fine luglio, a livello globale. Per vivere in questo modo, a livello globale, ci servirebbero più di 1,7 pianeti. Se tutti nel mondo volessero vivere come viviamo in Italia, ce ne vorrebbero 2,6 di pianeti. Se vediamo la slide successiva, vediamo che per noi italiani, quante Italie ci servirebbero per vivere come viviamo? 4,7. Capiamo che la decrescita non è un'opinione politica, è una realtà scientifica. Non abbiamo 4,7 Italie, non abbiamo 1,75 pianeti Terra.
non possiamo risolverle con le autovetture elettriche, restando tutti tranquilli e felici nei nostri paesi ricchi con la mobilità privata che abbiamo adesso. Il 55% attualmente, ed è in crescita, di tutto il cobalto che serve per le nostre autovetture elettriche e le batterie viene dal Congo. La Repubblica Democratica del Congo mantenuta in schiavitù, dove sono dei bambini, dei ragazzini che vanno a raccogliere i minerali che servono alle nostre belle autovetture elettriche, ai nostri cellulari, eccetera. E mantenuti anche sotto il controllo dei signori della guerra, compresi i bambini, i ragazzi. Fosse solo tutto lì, uno dice, vabbè, risolviamo quel problema. Addirittura l'Unione Europea ha fatto un regolamento per andare a prendere i minerali fuori dalle zone di guerra, quindi ci sono dei tentativi di miglioramento, ma non riusciamo a mantenere la realtà del nostro stile di vita nello stesso modo. Immaginiamo gli pneumatici, per fare un esempio. Questi sono le fonti di microplastiche negli oceani. Al primo posto nei sintetici tessili, 35% di microplastiche negli oceani. Ma se prendiamo gli pneumatici, 28%, e la segnaletica orizzontale stradale, 7%, arriviamo al 35%. Senza contare quel 24% di polvere urbana, di cui gran parte è imputabile al traffico, non solo, ma gran parte anche. Per cui si tratta di cambiare completamente modello, perché la scelta che abbiamo è tra la guerra e la vita. Non so voi, ma io ogni volta devo respirare un attimo perché mi sento devastato da questa realtà. E se ci stiamo chiedendo cosa fare, una proposta potremmo farla. Cosa possiamo fare quando sembra tutto così pesante, gravissimo, vicino al baratro più grande di noi? La proposta che facciamo come Extinction Rebellion è la disobbedienza civile di massa non violenta, creando disturbo reale e prolungato nelle città. Questo è una foto che ho fatto io al primo giorno di ribellione a Londra, il 17 novembre, dove 6.000 persone, 17 novembre 2018, hanno bloccato i 5 punti più importanti sul Tamigi. Questo era un giorno, perché era l'inizio di una ribellione di una settimana, erano i primi passi del movimento in Inghilterra. Il movimento che nasce da un movimento preesistente, Rising Up, che lottava per un ambito geografico ristretto, quello di Londra, e per una sola tematica, quella dell'inquinamento atmosferico, ma alcuni attivisti a inizio 2018 cominciarono a pensare di dover mettere la marcia in più, di poter guardare più nell'insieme del contesto del problema vasto, planetario, ecologico, climatico, economico, sociale. E quindi hanno proprio pensato, quasi a tavolino, una serie di ricercatori anche di scienze sociali, come costruire un movimento internazionale di ribellione all'estinzione. Ribellione all'estinzione. Quindi passare da questi pochi londinesi che bloccavano il traffico per pochi minuti, per far passare un messaggio, chiedendo scusa, ringraziando per la pazienza, dicendo non durerà molto, cominciando a educare pubblico e forze dell'ordine a un atteggiamento davvero profondamente non violento. E a passare da questo a una fase in cui, aprile 2018, 10 attivisti hanno pensato questa cosa, aprile 2019 10.000 persone hanno bloccato i centri nevralgici di Londra per 10 giorni di fila. Oggi ci sono gruppi di Extinction Rebellion in 72 paesi, in tutti i 5 continenti abitati. Vorrei rendere omaggio al dottor Gail Bradbrook, una dei 10 fondatori di Extinction Rebellion, che fa una presentazione da cui prende origine e ispirazione la mia, anche nel titolo, Heading for Extinction and What to Do About It. E poi il dottor Roger Allam, che è uno studioso proprio dei movimenti civili non violenti,
dei movimenti sociali di liberazione attraverso gli anni e sta conducendo queste ricerche a King's College London, dove alcuni anni fa, un paio d'anni fa, ha iniziato proprio da solo e poi ci sono aggiunti poche persone, in pochissimi, nel giro di poco, con uno sciopero della fame e una serie di tattiche completamente non violente, di approcci benevolenti anche al management di King's College, a far disinvestire King's College dai combustibili fossili. L'ispirazione di questa azione è la non violenza di Gandhi, Martin Luther King, delle suffragette, che si ispira anche a certi movimenti come quello, forse poco noto, di liberazione della Serbia da Milosevic, del movimento Otpor, che assunse tattiche completamente non violente. E quello che è stato più nuovo per me da scoprire è che questo movimento venne conosciuto e contattato, più o meno clandestinamente secondo i casi, da molti altri movimenti che se ne ispirarono, come i... Scusa, non era chiaro, gli egiziani di Tahrir Square, piuttosto che i birmani della rivoluzione zafferano e altri movimenti nelle Maldive e via dicendo. Questi attivisti di Otpor hanno proprio formato la non violenza, tantissimi attivisti a livello mondiale. La cosa interessante qua è che poi ha un riscontro che ho avuto io come esperienza personale in Extinction Rebellion in Italia. È che quando gli attivisti di Otpor, Zhiyar Popovic, che ha scritto Blueprint for Revolution, molto interessante per diffondere le conoscenze che avevano accumulato negli anni, quando parlavano con gli egiziani piuttosto che con i birmani, piuttosto che con i maldivi, tutti, ma assolutamente tutti, avevano come prima reazione la seguente: sì, ma ha funzionato in Serbia, ma da noi non può funzionare. La realtà è che funziona dappertutto e questa cosa lo dicono molti ribelli italiani. Sì, ma noi non siamo in Inghilterra, no, ma in Italia non può funzionare. La realtà è un'altra ed è scientifica, basata sugli studi di Chenoweth e Steven, che hanno pubblicato questo libro Why Civil Resistance Works, perché la resistenza civile funziona. Hanno studiato 323 conflitti, violenti e non violenti, analizzati molto in dettaglio, dal 1900 al 2016, quindi il secolo violento, e hanno visto che i movimenti non violenti hanno successo nel 53% dei casi contro il 26% dei movimenti violenti. Primo punto importante, 53% non è 100%. E questo dà quella sensazione pubblica comune che fa dire no, ma non funzionano, non vinci con la non violenza. Cioè, nel 47% dei casi non ce la famo. Ma il 53% è più del doppio del 26%. C'è un dato ancora più interessante quando si trattava di ribaltare un regime tirannico. Dopo 5 anni la probabilità che lo Stato rimanesse democratico nel caso di movimenti non violenti era del 40% contro il 5% dei movimenti violenti. Per questo Extinction Rebellion ha un'adesione innanzitutto pragmatica alla non violenza. La non violenza che è rispettosa fino in fondo della persona. Non esiste il nemico, esistono azioni che vogliamo bloccare, esistono sogni di avere un pianeta giusto, equo, dove le risorse sono condivise e in armonia con l'ecologia. È rispettosa quindi di tutto, di tutti. Può essere dirompente, ha il coraggio di un'azione che ferma, come in questa foto, la violenza di chi arriva per distruggere, e prevede anche la possibilità del sacrificio, anzi l'importanza del sacrificio personale come mezzo per far ribaltare una situazione. Questo è qualcosa che si è verificato in tutte le realtà anche di azioni violente, anche di azioni armate. Si possono fare esempi quali la rivoluzione americana o i movimenti indipendentisti irlandesi nei confronti dell'Inghilterra, dove i soldati andavano in netta minoranza a prendersi il rischio di morire. In Irlanda la rivolta fu repressa, ma non subito nel sangue, perché
gli inglesi non volevano creare più problematiche andando a reprimere violentemente, però c'era una legge che condannava la sedizione. E allora hanno pensato, se noi li condanniamo, se loro abiurano, se loro rinnegano di aver voluto fare sedizione e rinnovano la fedeltà alla corona, noi restiamo potenti e loro sono salvi. Se no c'è la pena di morte, ecco il sacrificio di quei pochi che hanno detto certo che mi rivolto, sapendo, avendo la certezza della pena di morte, ha fatto sì che tutto il resto della popolazione si rivoltasse alle esecuzioni e ci fosse l'indipendenza per la Repubblica Irlandese. La stessa cosa successe per esempio con i Freedom Riders, un gruppetto di loro volevano fare questa cosa follemente pericolosa di andare bianchi e neri nel sud segregazionista, andare sugli autobus insieme. Molti di loro volevano trattenerli, sarete picchiati, torturati, uccisi, avrete dei problemi molto seri, non andate, non fatelo, pur essendo in accordo con questo desiderio di farlo, ma un piccolo gruppetto accettò il sacrificio e grazie a questo fatto le cose cambiarono. Grazie al sacrificio di alcuni, quelli che erano rimasti a casa si dissero noi non possiamo lasciarli allo sbaraglio da soli, dobbiamo andare anche noi. E diventa un movimento di massa. Quando la repressione poi più o meno violenta si fa sentire, c'è sempre un effetto boomerang. I neutri o chi dava solo un sostegno passivo si schierano sempre sistematicamente dalla parte di chi rimane non violento. E sempre queste ricerche che citavo prima hanno messo in evidenza una cosa che può essere presa come buona notizia. Quando pensiamo, ma mia mamma non la convincerò mai, ma il mio vicino, ma il politico XY, il sindaco del mio comune, figurati. Si è messo in evidenza che quando si mobilita il 3,5% della popolazione si è sempre vincenti. A volte basta anche di meno, ma con il 3,5% della popolazione sono caduti tutti i regimi, si è ottenuto sempre tutto. Per cui anche se il 96,5% rimane indifferente o contrario, noi possiamo andare avanti. E andiamo avanti per chiedere cosa? Tre richieste semplici e importanti. Tutta la verità, azione immediata e qualcosa che vada oltre la politica come la conosciamo. Vediamo nel dettaglio. Il governo deve dichiarare l'emergenza climatica e ecologica, climatica ed ecologica, ma comunicarla anche chiaramente e a lavorare con tutti i mezzi di comunicazione di massa, le scuole, tutte le altre istituzioni, perché sia chiaro quanto è grave la situazione. E bisogna cambiare le politiche incompatibili. L'azione immediata chiede due cose: uno stop immediato alla distruzione degli ecosistemi terrestri e oceanici, che sono la causa della perdita di biodiversità, dell'estinzione di massa che è in corso, e una riduzione immediata delle emissioni di gas a effetto serra per portarle allo zero netto entro il 2025. Si tratta di uno sforzo bellico. Nel 2025 è domani. 1940, l'America e altre nazioni vogliono andare in guerra, propaganda massiccia, conversione istantanea di tutta l'industria americana in industria bellica, e nel giro di un anno, dopo questa conversione, avevano dispacciato tutte le armi di cui avevano bisogno in tutto il mondo con la logistica del 40. Se uno vuole, può. Certo che bisogna agire con quella rapidità là, come se fossimo in guerra. Dichiariamo l'emergenza climatica non perché ce la facciamo così, tanto per mostrare che abbiamo delle buone intenzioni, lo facciamo come quando dichiaravamo guerra nel 40 e lo facevamo sul serio. Ma non basta poi lasciare il potere ai governi che ci hanno disatteso fino ad ora e che non hanno rispettato il contratto sociale. Vogliamo che il governo costituisca e sia guidato da un'assemblea di cittadini e cittadine che decida davvero, che abbia un vero potere deliberativo, che decida insieme sulle misure da attuare e sulla giustizia climatica e ecologica. Le assemblee di cittadini sono la risposta a un sistema democratico fallimentare. La democrazia rappresentativa non ci ha protetto dalle catastrofi a cui andiamo incontro.
non è più la rappresentazione e la portatrice di quello che è il benessere e il bene comune. Ci sono una serie di interessi che vanno a inficiare questa cosa. Se io dico il governo esprime il bene comune, 9 persone su 10 probabilmente si mettono a ridere e mi considerano molto naif. Noi vogliamo che il governo, che è l'obiettivo a cui rivolgiamo le nostre richieste, torni a essere lui che ha il monopolio delle leggi e il monopolio della violenza, torni a essere l'espressione del bene comune. Però vogliamo che ci sia una democrazia diversa da quella in cui vince il partito dell'astensione, e quando non è il partito dell'astensione vince magari un populismo che altera la visione della realtà o che dirige le nostre frustrazioni altrove che sulle vere problematiche. E adesso vi racconto fra un attimo come ci arriviamo. Faccio un esempio di assemblee cittadine che hanno funzionato. Una semplice, in Irlanda, per la legge sull'aborto, dove si dimostra come le preferenze dialogiche possano evolvere. Un'assemblea ben animata, ben gestita, ben facilitata, permette a tutti di esprimersi, e persone che erano contente di essere selezionate per andare a far parte dell'assemblea cittadina sulla legge sull'aborto volevano votare contro, evolvono, ascoltano, dialogano, prendono le informazioni e votano a favore. Persone che sono uscite, sono state intervistate, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ho imparato, ho capito tutto, ho cambiato idea. Come vogliamo arrivarci? Beh, con la disobbedienza civile di massa. Forse alcuni avranno in mente queste immagini del centro di Londra, appunto dicevo prima, aprile 2019, le prime grandi ondate di ribellione internazionale, soprattutto molto forte in Inghilterra dove il movimento è nato, dove 10.000 persone hanno bloccato per 10 giorni Oxford Circus, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Marble Arch, Waterloo Bridge, con queste azioni molto sceniche anche, questa barca rosa in mezzo a Oxford Circus. L'azione deve essere innanzitutto di massa, non è che dobbiamo essere 1 milione, 2 milioni in piazza, ma neanche 5, 10, neanche 10 persone sul gommone di Greenpeace e neanche 20 persone in piazza un giorno. Di massa, 10.000, 20.000, 100.000 persone. Nella capitale, dove si concentrano i poteri e l'elite, le decisioni, per creare davvero un danno, un disturbo economico. In Italia abbiamo forse 2 capitali rispetto all'Inghilterra, alla Francia, Roma, Milano, dove le decisioni sono presenti sia a livello politico che economico e quindi un'azione forte può avere un impatto. Venendo qua parlavo con Stefano del fatto che anche Venezia può essere candidata ad azioni molto forti. L'importante è concentrare tutte le forze in un punto e creare un disturbo vero. Venezia, facciamo l'esempio di Venezia, non è una capitale. Il modello presuppone che si agisca sulle capitali per i motivi che avevo appena spiegato. Però bloccare nella stagione alta tutto il centro storico di Venezia per 10 giorni è una notizia di cui parlano dal più piccolo villaggio in Giappone all'Alaska fino al Cile. In Australia. Dobbiamo infrangere la legge, dobbiamo creare un dilemma, un disturbo. Noi siamo non violenti, rispettosi fino in fondo, abbiamo la verità dalla parte nostra. La crisi climatica e ecologica ve l'ho mostrata con dati scientifici, non è un'opinione. E quindi, da un lato, se infrangiamo la legge, dobbiamo essere repressi. Però se siamo repressi, lo Stato dice, ma stanno comunque dicendo una cosa vera e la popolazione neutra potrebbe essere attirata nelle nostre schiere dal fatto stesso della repressione. Però non possono neanche lasciarci fare perché infrangiamo la legge, quindi è un dilemma che si crea per lo Stato. Dobbiamo mantenere fino in fondo una disciplina non violenta a oltranza, qualsiasi cosa succeda.
come questo attivista nero a Birmingham, Alabama, negli anni 60, aggredito dal cane poliziotto che non reagisce nemmeno, come i Satyagraha di Gandhi che si facevano spaccare la testa. Rimanendo non violenti in tutto, anche nell'atteggiamento di rispetto totale verso le stesse forze dell'ordine che ci reprimono. E poi dobbiamo continuare a lungo, non serve fare una manifestazione da A a B, un giorno vai sui giornali, rompi un po' le scatole e è finita lì. Dobbiamo restare giorni e giorni, perché dopo alcuni giorni cominci a creare problemi reali a un sistema economico. Blocchi tutta una città, dopo 6 giorni il direttore di McDonald's non ha più cibo per i suoi clienti e chiama il governo e dice: oh, fai qualcosa. E poi vogliamo anche che sia qualcosa di festoso, che coinvolga tutti. Gli inglesi sono stati magnifici in questo, bambini, spazi sicuri per le famiglie, musica, danze e via dicendo. Raggiungere tutto questo richiede una certa organizzazione. E anche in questo abbiamo analizzato, più che altro i fondatori britannici, il funzionamento delle organizzazioni che funzionano e quelle che non funzionano. Vogliamo uscire dall'idea gerarchica di organizzazione. Allo stesso tempo non vogliamo fare quegli errori che alcuni altri movimenti, come Occupy stesso, hanno fatto nell'ideale di uscire dalla struttura gerarchica di decisione, andare a una totale orizzontalità, che ha determinato un po' il fallimento, la perdita di efficacia di certi movimenti. Quindi vogliamo trovare un sistema che sia un giusto compromesso e che usi delle modalità decisionali che siano il più flessibili e rapidi per la maggiore efficacia e efficienza e quindi più devote al singolo il più possibile e che faccia riferimento all'intelligenza collettiva solo quando strettamente necessario, che sia agile, che possa usare un po' di tutte e due, che abbia un minimo di struttura pur distribuendo il potere. È quello che gli inglesi chiamano self-organizing system, SOS, cioè sistema auto-organizzante, che è basato su un'autorità distribuita, dove le decisioni possono essere prese da più persone, dove non c'è un capo che deve decidere tutto, dove c'è un potere decisionale decentralizzato, strutturato in gruppi di lavoro. Per esempio, qualcuno si può occupare dei media, gruppetto di lavoro, qualcun altro si può occupare del contatto con le forze politiche di tutti i colori, di tutti i partiti, gruppo politico, altri ancora si possono occupare della formazione e via dicendo. Questi gruppi interagiscono tra di loro in totale trasparenza e all'interno di questi gruppi ci sono dei ruoli ben chiari, ben distribuiti, ben assegnati e dei mandati ben precisi, per cui se io ho il mandato di occuparmi di stampare i volantini, io faccio quello e il movimento può fidarsi che quello sarà fatto e nessun altro può farlo per non sovrapporsi e per non creare inutili tensioni o duplicazioni di sforzo. Cerco di farvi vedere un po' quello che succede in Inghilterra, dove c'è il sistema ovviamente più complesso e più progredito, dove c'è un cerchio vasto che racchiude tutta l'organizzazione e all'interno dei quali ci sono dei cerchi più piccoli come quello delle operazioni, all'interno ci sono i cerchi di azione, della comunità, di media, del cerchio politico e ogni cerchio può avere dei sottocerchi con l'idea di funzionare in gruppi di non più di 8 persone, fino a veramente massimo 12 persone, perché si è più efficaci. Ciascuno ha un ruolo ben assegnato e all'interno c'è un coordinatore esterno che si interfaccia con tutti i coordinatori esterni per aiutare il flusso delle informazioni e un coordinatore interno che prende cura di come funziona quel gruppo. Se vi interessa possiamo approfondire. Questo è un tentativo di utilizzare tutta l'efficienza di una decisione concentrata in una mano, in poche mani, in poche teste, e allo stesso tempo massimizzare la distribuzione di potere tra tutti, però in modo strutturato, di modo che le decisioni siano snelle
in mano a tutti senza essere dispersive. Ovviamente detto così sembra che tutto sia perfetto, siamo umani, quindi siamo imperfetti anche noi, però questo sistema si può perfezionare strada facendo e quindi negoziando tra vari cerchi i mandati via via per perfezionarli. Perché dobbiamo essere efficaci, efficienti e rapidi? Perché la casa è in fiamme. Ed è ora di agire molto rapidamente. Se volete unirvi a noi, c'è il nostro sito internet, siamo su Facebook, siamo su Twitter. Se vedete sul sito c'è una sezione che si chiama Ribellati, dove trovate un formulario da compilare per unirsi a noi. E poi può benissimo voler dire, sì ci sono, mi fanno segno, ci saranno anche dei formulari cartacei all'uscita di qui. Non vi spaventate, non tutti vorranno farsi arrestare. Per ogni persona che è disposta a farsi arrestare abbiamo bisogno di circa 9 persone di sostegno. Quindi non tutti siamo in prima linea, ma tutti siamo utili, anzi indispensabili. Da chi lava i piatti al campo base, a chi pubblica la newsletter, a chi si occupa di gestire tutte le migliaia di nuovi iscritti che avremo stasera, grazie a questa presenza, forse centinaia. E poi ci sono anche quelle persone che magari non possono, non hanno tempo di fare per forza parte di un gruppo di lavoro, ancora riunioni, videoconferenze, no. Non è necessario neanche quello, potreste anche essere semplicemente interessati a restare in contatto, a ricevere una newsletter e a venire quando ci sarà un'azione. E non deve essere per forza venire per farsi arrestare. Grazie.